Gli aspetti più salienti per i quali la Valvoi riceve questo premio. La Valvoi è un'azienda che produce componenti olodinamici ed elettronici che vengono utilizzati sulle funzioni delle macchine operatrici. In particolare, come sapete, durante l'EIMA si vedono tantissime macchine operatrici, quindi trattori, si vedono carrelli telescopici, si vedono applicazioni anche della macchina movimento terra. Queste funzioni delle macchine operatrici oggi vengono garantite attraverso un sistema olodinamico tradizionale che è formato da diversi componenti di uso comune, quindi dal serbatoio, la pompa che genera un portata, alla valvola direzionale che è appunto l'oggetto del nostro progetto, fino all'attuatore. Quindi vengono movimentate delle funzioni della macchina attraverso questi componenti. La valvola direzionale è un componente che di per sé crea il controllo e il comando dei vari attuatori e lo fa tramite una dissipazione di energia. Questa dissipazione di energia avviene attraverso delle strozzature idrauliche, come il rubinetto di casa che viene aperto un po' per aprire l'acqua calda, l'acqua fredda. Valvoi ha pensato di cambiare un po' la modalità di regolazione e quindi ha inserito all'interno della valvola direzionale dei componenti che permettono di recuperare quella che sarebbe se no energia persa. Questo è importante soprattutto nell'ambito del risparmio energetico, che è una questione molto importante, e vediamo anche che verso l'elettrificazione spiegherò poi anche quali sono i benefici. Quindi questa valvola direzionale ha questa linea di rigenerazione che viene utilizzata in diversi modi, ad esempio può essere riutilizzata in alcuni serbatoi idraulici, quindi accumulatori, oppure può essere riutilizzata per rigenerare della tensione per una batteria oppure per delle funzioni ausiliarie. Vi faccio un paio di esempi giusto per capire il contesto. In un trattore agricolo con un caricatore frontale, la discesa di un carico normalmente viene fatta disperdendo appunto la potenza verso lo scarico, quindi verso il serbatoio. Noi lo rigeneriamo e lo mettiamo a disposizione per altre funzioni. Un esempio che forse tocca tutti noi: nelle nuove macchine elettriche la frenatura non avviene più solo con le pinze dei freni, ma avviene anche con dei motori elettrici che ricaricano la batteria. Il concetto è il medesimo.